ad Ancona aveva luogo una manifestazione popolare di protesta che avrebbe poi scosso l'intero paese. Manifestazione popolare antimonarchica, antimilitarista, in cui la gente, i lavoratori, di fronte all'ennesimo eccidio proletario, si chiamavano così una volta, di fronte ai morti di Villa Rossa, vittime delle cariche dei carabinieri e della polizia, la gente, dicevo, scese in piazza per sperimentare vere e proprie forme di autogoverno, di autogestione della società, nonostante quello che avrebbero poi messo in atto i partiti riformisti, dei repubblicani e i socialisti. Da Ancona fu un vento che si diffuse in tutta la penisola. C'è da ricordare l'esempio di Rimini, ma anche delle lotte bracciantili al sud. E per la prima volta la dimostrazione della forza della classe operaia vera e propria che si andava formando a Torino. Siamo qui stasera, il coordinamento comunista anarchico qui stasera cercherà di riprendere le fila di quel discorso, ovviamente datato, per ritrovare le radici storiche di quell'antimilitarismo, di quelle capacità propositive e costruttive che i lavoratori a livello di massa, ma gli anarchici, i comunisti anarchici tra di loro hanno sempre avuto, e collegarli con quelli che sono gli attuali problemi dibattuti nel Movimento per la Pace, rispetto alla politica militarista del governo, rispetto alle scelte militariste internazionali. Cercheremo quindi di creare questo ponte storico, ma anche attuale, tra un'esperienza storica conclusa e esperienze storiche attuali. Cercheremo quindi di riflettere su quelli che sono stati i nodi politici non ancora risolti della settimana rossa, che ancora oggi si ripropongono. La questione del potere operaio, deve essere il partito, il sindacato riformista che decide sempre di volta in volta quali sono le scelte che deve fare la classe operaia, ma devono essere i lavoratori in prima persona, con i loro strumenti organizzativi e politici, a decidere. Sciogliere anche un altro nodo, cercare di affrontarlo. L'antimilitarismo della settimana rossa è ancora oggi riproponibile? Allora si parlava di guerra di classe, oggi parliamo di pace. In che termini stanno le due questioni? Sono problemi sui quali cercheremo di dibattere stasera. Il programma purtroppo prevede una modifica, in quanto è venuto a mancare, per motivi di lavoro naturalmente, il compagno Roberto Bernardini, il quale però è stato così premuroso da lasciarci una sua testimonianza orale in una cassetta. È evidente che non sarà così facile, però spero che i compagni presenti avranno la buona volontà di ascoltare quello che ci dirà Bob, così più conosciuto, su una questione molto importante: l'antimilitarismo delle Marche nei primi 20 anni del secolo. Mentre ascoltiamo il testo, sulla parete sfileranno anche alcune diapositive che riportano, che riprendono foto storiche. Quindi daremo la parola alla compagna Adriana Dadà. Io direi di cominciare con lei. A Milano i rappresentanti dell'Unione Sindacale, della Confederazione Italiana del Lavoro, del Partito Socialista, della Federazione Anarchica, del Sindacato Ferrovieri, del Sindacato dei Lavoratori del Mare e dei Porti, per vedere quale aiuto portare alla rivoluzione nella Russia.
La Russia in quel periodo appunto rischiava di essere invasa dalle potenze occidentali e i partiti della sinistra e il movimento sindacale in Italia appunto fa questa riunione per vedere quale aiuto dare ai fratelli sovietici. Ma questa riunione è interessante perché... Non è presente. Adesso chiamerei al tavolo Adriana Dadà. Adriana è una ricercatrice storica presso l'Università di Firenze, fa parte dell'Unione dei Comuni Anarchici della Toscana e cercherà di illustrarci la situazione politica prima e durante la settimana rossa. L'intervento che mi ha preceduto mi fa venire in mente un altro episodio che dà il segno della situazione politico-sociale che l'Italia vive, diciamo, perlomeno dal 14 al 22. Nel luglio, giugno-luglio, abbiamo visto c'è la rivolta d'Ancona che è stata così bene descritta dal compagno precedentemente. A settembre un fatto significativo che sarà, penso, tutti conoscerete, ma che io legherei proprio per cercare poi di capire come si arriva a un movimento di tal genere. L'occupazione delle fabbriche a Torino, ma non solo a Torino. A Torino è quella più conosciuta perché a Torino ha dimensioni più grosse, ma in molte altre zone dell'Italia, in piccole zone dove esistono piccole fabbriche, in zone più grosse dove l'insediamento industriale ha tradizioni più grandi, come la Liguria, la zona intorno a Piombino, l'Elba, Livorno, i lavoratori e gli operai occupano per 2 settimane minimo le fabbriche, le autogestiscono, le difendono militarmente, in molti casi cambiano la produzione e si mettono a produrre secondo la necessità anche armi, organizzano un movimento di dimensioni veramente eccezionali che è conosciuto anche a livello internazionale. Le truppe che vengono mandate, soprattutto nell'epicentro, cioè nella zona dove questo movimento ha una maggiore estensione, a Torino, che partono dal sud, dal centro Italia, non riescono ad arrivare a Torino per una decina di giorni. Provano a partire in treno, sono costantemente bloccati dai ferrovieri che non lasciano partire i treni. Tornano indietro a Civitavecchia, si imbarcano sulla nave, stanno 2 giorni nel porto di Genova senza riuscire a sbarcare. Per andare da Genova a Torino impegnano giorni e giorni perché costantemente sono sottoposti a fermate, rallentamenti, interruzioni volute da parte dei ferrovieri. Che cosa significa tutto questo? Significa che si è creato un tessuto di opposizione che parte dalla realtà produttiva, quindi dalle masse operaie e contadine, e che lega in un unico disegno anticapitalistico vari strati, in un disegno anticapitalistico che va dall'occupazione delle fabbriche all'autogestione al discorso antimilitarista in un unico discorso anticapitalistico, insomma, che non vede l'antimilitarismo come un momento slegato dalla lotta contro il capitalismo e dalla presa del potere, ma come uno dei momenti di diciamo, rottura di questo equilibrio che il sistema capitalistico si è dato. La settimana rossa, perché sono tornata al 20 per poi parlare della settimana rossa? Perché diciamo il punto finale in positivo di un movimento che è cresciuto nei 20 anni precedenti e purtroppo è anche il momento di sconfitta poi da parte del movimento operaio che vedrà e dovrà subire l'organizzazione fascista appoggiata dalle forze dello Stato e che quindi sarà in pochi anni purtroppo sconfitto. Ma come si è potuto arrivare a quel momento? Si è potuto arrivare a quel momento così alto di lotta, così funzionante dal punto di vista organizzativo e di reazione anticapitalistica attraverso tutta una preparazione di 2 decenni che ha visto sorgere contemporaneamente le organizzazioni operaie dal basso, le organizzazioni operaie che si strutturavano sia in organismi territoriali, le camere del lavoro,
che comprendevano tutto il proletariato di una determinata zona, sia gli organismi più di mestiere, più come intendiamo oggi noi il sindacato, come strutture veramente reali che il proletariato si dava, nelle quali credeva veramente e nelle quali i rivoluzionari, gli anarchici sono in prima fila, perché non si può spiegare un movimento come quello della Settimana Rossa, come quello di Ancona, come l'occupazione delle fabbriche, senza tener conto del grosso ruolo di propaganda, di penetrazione dal di dentro di queste strutture che gli anarchici, i comunisti anarchici, i rivoluzionari hanno compiuto negli anni precedenti. Questa presenza è direttamente come proletari che sono in una struttura sindacale, che quindi vivono dall'interno questa struttura sindacale sentendola come loro, sia come organizzazione di partito. Dal 1907 i comunisti anarchici fondano proprio il partito anarchico in Italia, che con alterne vicende faticose andrà avanti nella propria organizzazione fino ad arrivare poi nel 20 a quell'organizzazione più conosciuta che è l'Unione Anarchica Italiana. E in un periodo di riformismo dilagante, l'età giolittiana dal 1 al 13 è conosciuta come l'età più in cui la collaborazione fra borghesia e forze socialiste è più avanzata, queste forze rivoluzionarie e anarchiche compiono un'azione profonda di rottura, che cresce lentamente proprio dalle esigenze quotidiane di lotta per la difesa salariale, di lotta per l'imposizione di un contratto di lavoro. Avete sentito un esempio prima, molte volte si bloccava un'intera zona, un'intera città, non si raccoglievano i raccolti finché il padronato non accettava il contratto imposto dalla Camera di Lavoro di quella zona, soprattutto nelle zone agricole. Oppure grosse lotte di alcuni settori come ferrovieri, metallurgici, che appunto con grossi scioperi riuscivano a conquistare tutta una serie di cose impensabili alla fine dell'Ottocento. Ecco, in questa situazione cresce un movimento di opposizione alla guerra che è visto come un momento di opposizione globale, perché la guerra è soltanto un tentativo di espansione, di rafforzamento del capitalismo che in patria ci opprime. Questa è la logica che sta sotto all'antimilitarismo di quel periodo. Non a caso, non so, Lusi, in titolo del suo giornale, lo ricordava Donato, guerra di classe, che dice tutto, no? Cioè, guerra di classe vuol dire guerra delle masse organizzate all'interno della realtà italiana e rifiuto della guerra invece come guerra a un altro popolo, come guerra a un altro fratello, che semplicemente serve a rafforzare quello che poi è il mio padrone, quello che poi mi opprime direttamente nella mia realtà. In questa situazione arriviamo proprio alla Settimana Rossa. È possibile quindi l'esplodere di un movimento di così grandi dimensioni come la Settimana Rossa. Una delle diapositive che è passata, non so se ci avete caso, era l'Italia con tutte le città dove il movimento resiste per giorni e giorni. Resiste in che modo? Con occupazione delle città, con gestione della vita stessa da parte delle camere del lavoro, da parte delle strutture organizzative del movimento proletario. Che vuol dire imposizione, per esempio, abolizione dei dazi, distruzione degli edifici nei quali si discuteva il dazio, e quindi imposizione ai negozianti di vendere le merci a prezzi col dazio tolto, quindi a prezzi calmierati, istituzione di magazzini del popolo con requisizioni, assalto ad armerie dove era possibile per la preparazione insurrezionale e per la difesa, cioè quindi una formazione di comitati rivoluzionari che passano al di sopra dei partiti ufficiali, perché raggruppano il repubblicano, il socialista, l'anarchico, l'antimilitarista generico. Quindi raggruppano il popolo alla base, il proletariato alla base e quindi passano sopra i vari partiti.
In questa situazione le truppe nella maggioranza dei casi per giorni e giorni vengono tenute chiuse dentro le caserme per questa grossa paura che poi si rivelerà esatta nel 20, no? Di lì a pochissimi anni, ma si rivelerà esatta anche durante la Prima Guerra Mondiale. È ormai noto quanti disertori, quanti obiettori ci sono stati durante la Prima Guerra Mondiale, quante persone sono state decimate, uno ogni 10 veniva fucilato per insubordinazione nel tentativo di imporre una disciplina all'interno dell'esercito dove la parola diciamo antimilitarista era penetrata in maniera così forte. Le truppe quindi durante la settimana rossa, per questa settimana di agitazione, nella maggioranza dei casi non vengono fatte uscire dalle caserme per paura di aumentare la possibilità di scontri e quindi di aumentare la tensione, per paura del passaggio dalla parte dei insorti di una buona parte delle stesse truppe. A Pesaro, tanto per citare un caso abbastanza vicino, per 3 giorni di sollevazione le truppe sono consegnate in caserma, la città è gestita da un comitato rivoluzionario che appunto impone un calmiere sui prezzi, che cerca di organizzare la vita sociale nel miglior modo possibile. Nelle campagne si organizzano lavoratori in truppe che in qualche caso cercano anche di dare assalto a caserme, che vengono verso la città nel tentativo di occupare la città, che controllano, soprattutto nella zona dell'Emilia Romagna, controllano l'intero territorio, riuscendo per esempio ad arrestare addirittura comandanti un comandante della Guardia Regia ed altri ufficiali, no? Riuscendo quindi a prendere il controllo della situazione sia dal punto di vista proprio economico che di possibilità di gestione della società. Lo stesso Togliatti dovrà ammettere successivamente che la settimana rossa fu il punto culminante della lotta del proletariato italiano contro la borghesia nell'anteguerra, che ebbe come punto di partenza la lotta degli anarchici, perché gli anarchici furono quelli che durante tutto il periodo del Giolittiano condussero questa campagna, questa battaglia sull'antimilitarismo come lotta globale al capitalismo, sull'opposizione al riformismo che è la stessa cosa dell'opposizione alla guerra, su questa uguaglianza di questi due termini. Furono presenti soprattutto in questa zona in maniera massiccia, non soltanto appunto in queste agitazioni, ma nelle camere del lavoro, camere del lavoro di Ancona autonoma e sindacalista. I sindacati grossi che abbiamo visto hanno un'importanza fondamentale poi al momento insurrezionale come quello dei ferrovieri, che appunto aveva il suo nucleo ad Ancona ed era fortissimo e sarà uno dei punti nodali della possibilità insurrezionale nel 14, nel 19 e nel 20 con l'occupazione delle fabbriche. Allora che cosa mancò per portare questo movimento a un qualcosa di più positivo, di riuscito? È evidente che l'azione che i riformisti fecero fu fondamentale. Dopo soli 3 giorni di sollevazione e di controllo di vaste zone da parte della popolazione, come si stava attuando, il sindacato dette ordine di sospendere lo sciopero generale. Dette ordine, un ordine che fu molto contrastato, nel senso che per giorni e giorni intere zone rifiutarono di aderire a questa sospensione dello sciopero, continuarono nelle occupazioni, continuarono nell'autogestione, continuarono nel non lavoro ma nella gestione diretta della produzione. Però naturalmente una serie di zone si trovarono estremamente sbandate di fronte alla richiesta della CGDL di sospendere lo sciopero. I ferrovieri, che erano l'asse portante di questa possibilità di interruzione della vita normale e di reale insurrezione, avevano appena cominciato lo sciopero nazionale, perché hanno più difficoltà naturalmente a iniziare lo sciopero nazionale, quando arrivò questo ordine si trovarono estremamente sbandati. Nell'arco quindi di una settimana, lentamente, il movimento andò sgonfiandosi. E quale fu allora la riflessione che il movimento anarchico fece al suo interno? Fu questa: abbiamo avuto questa grossa possibilità
e poi ne ebbero altre due molto grosse, appunto quello della rivolta di Ancona e quella successiva dell'occupazione delle fabbriche, in cui momenti in cui intere zone d'Italia erano isolate, si tagliavano i fili del telegrafo, non c'era più possibilità per le autorità di controllare e di avere contatti con il centro se non attraverso staffette, che però proprio per il tipo di organizzazione che la popolazione si dava, di controllo di chi andava e di chi veniva, di veramente di guardia proletaria che controllava l'intera struttura territoriale, avevano difficoltà a creare questi coordinamenti. E come mai quindi non fu possibile fare un salto di qualità in questo tipo di movimento di insurrezione? Evidentemente una gestione riformista della società, che è durata 13 anni, aveva indebolito le possibilità organizzative del movimento. Il movimento si stava riorganizzando proprio in quel periodo. Per esempio il movimento comunista anarchico nel periodo fra l'aprile e l'agosto del 14 tenne ben 8 congressi regionali per cercare di riorganizzarsi a livello nazionale, di darsi una struttura veramente efficiente, e proprio in quel momento fu colpito da questa grossa sconfitta, da questa grossa disfatta. Le ragioni sono forse anche più profonde, dipendono dalla incapacità ancora che il movimento proletario dimostrava di collegare tutte queste grosse spinte, tutte queste grosse capacità a livello più globale. La fiducia, per esempio, non so, in alcune zone la Camera del Lavoro poteva effettivamente imporsi, dettare legge e diventare l'organo di controllo, come sarà per esempio durante il movimento per il caro vivere del 19. La Camera del Lavoro diventerà il punto dove in molte zone dove i negozianti devono portare le merci che vengono pagate a prezzi bassissimi e rivendute a prezzi bassissimi. Ancora questa capacità manca, è l'inizio di quel processo di auto-organizzazione che si maturerà negli anni seguenti, che appunto poi porterà alla capacità organizzativa dell'occupazione delle fabbriche di settembre. Per quanto riguarda il ruolo dei comunisti anarchici, che credo sia uno degli elementi che ci interessa esaminare accanto a quello più globale delle capacità insurrezionali e organizzative delle masse proletarie in quel momento, bisogna dire che ancora si sta facendo strada, ancora non è abbastanza maturato quel discorso organizzativo complessivo di un partito che sia sì inserito, aderente rispetto alle lotte, come è già, perché appunto è dimostrato, lo stesso Togliatti lo doveva mettere nel 52, nel 62, che sono la base trainante di questi movimenti, sono la scintilla, sono quelli che sono presenti direttamente nella gestione poi di questi momenti, però ancora mancano di quel coordinamento che soltanto un partito può dare, di quella capacità di collegare questi momenti insurrezionali. Per esempio, di fronte al telegramma della Camera del Lavoro, della Confederazione Generale del Lavoro, che il 10 giugno, durante la Settimana Rossa, impone lo sciopero, la cessazione dello sciopero, e da notare che il telegramma viene diramato attraverso l'agenzia ufficiale del governo, è strana analogia con le situazioni che si creano oggi rispetto a certi fenomeni sindacali. Nonostante questo, gli stessi comunisti anarchici non riescono ad avere quella rete organizzativa che permetta di controbattere la manovra dei riformisti. Sono presenti in larghe zone, controllano larghe zone, ma non hanno la capacità, per esempio, di far arrivare un controordine, di allargare quei momenti di resistenza, quei momenti dove la gente vuole continuare a resistere ancora, a trasformare questo sciopero generale in una vera e propria insurrezione, presa di potere, non riescono ad allargarli perché mancano di questo coordinamento. Quando riusciranno a darselo? Questo processo, detto, è cominciato nel 1907 con la formazione di un partito anarchico italiano, continua con tutto un dibattito e produrrà poi nel 1920 la fondazione dell'Unione Anarchica Italiana, un'organizzazione a livello nazionale che si basa su delle federazioni locali e regionali, che ha un proprio programma
che accomuna tutti gli aderenti e che, facendo tesoro di quelle esperienze che abbiamo descritto stasera, dalla Settimana Rossa alla rivolta di Ancona, mette a punto una strategia di fronte unico rivoluzionario, dove tutti, diciamo, le forze che sono su posizioni anticapitaliste, antimilitariste, di autogestione, di espropriazione collettiva del tessuto produttivo, si devono ritrovare in un disegno unico, al di sopra dei partiti che a questo punto tutte le esperienze passate hanno dimostrato che i partiti riformisti sono soltanto un intralcio, un'impossibilità perché l'azione che le masse dimostrano di essere capaci di fare venga veramente portata avanti in maniera positiva. Ecco, l'antimilitarismo in tutto questo è proprio il cemento di un'azione più globale. L'antimilitarismo, abbiamo visto, l'antimilitarismo significa anche bloccare tutte le truppe che vanno, tutte le merci, tutte le truppe, tutte le merci che vengono mandate ai fronti russi in aiuto ai bianchi. L'antimilitarismo vuol dire bloccare i carabinieri e la guardia regia che va contro chi occupa le fabbriche. Quindi è un discorso globale di opposizione alla trasformazione, al rafforzamento di questa società capitalistica attraverso la guerra. Io naturalmente ho cercato soltanto di tracciare un discorso storico, non so quanto sia stato esaustivo, penso ci sarà un'altra persona che cerca poi di attualizzarlo rispetto a oggi. Bene, ringraziamo Adriana, che è stata anche abbastanza breve per consentire poi il dibattito. Lo proviamo di restare qui nel caso eventualmente ci siano delle questioni da affrontare e da risolvere. Adesso dovrei chiamare al tavolo Piero Emili, che cercherà, per conto del coordinamento comunista anarchico, di affrontare una questione molto più attuale, cioè di riprendere il discorso, se è possibile, un confronto, una coesistenza tra movimenti pacifisti e movimenti antimilitaristi oggi, e cioè fino a che punto il pacifismo di oggi rischia di essere una remora, una palla al piede alla lotta antimilitarista, o fino a che punto la lotta antimilitarista può trasformare il pacifismo. Prego. Allora, parlare del movimento pacifista, come anche in genere parlare dei movimenti, soprattutto quando questi movimenti sono ancora attuali, sono dei movimenti che producono e che fanno sentire la loro presenza, è certo una cosa molto ardua. Di cose, diciamo, di dibattiti, di scritti in quanto riguarda movimenti cosiddetti collettivi, ce ne sono stati. Un po' mi sono fatto queste analisi per iniziare appunto un'analisi, cioè un presentare quello che è il movimento, un presentare quelle che sono anche le motivazioni che spingono poi delle persone ad aderire al movimento per la pace. Una delle cose che si nota immediatamente è che dove si genera un raggruppamento di persone che lottano, che sono spinte dagli ideali, vengono attirate anche delle persone che forse con questi ideali non avrebbero mai prodotti, che hanno dei posti di responsabilità politica, che operano nel movimento per la pace o in genere in qualsiasi movimenti, perché motivati a livello personale o dal timore di perdere il consenso elettorale della base o per strumentalizzare idee ed avvenimenti a fini propri o di partito, oppure anche perché imposto direttive di partiti. Mi sto rivolgendo alle forze istituzionali che si identificano nell'area governativa e che spesso sono coinvolte, loro malgrado,
a prendere posizioni in sostegno di idee pacifiste da un movimento di base sia territoriale che dal proprio partito. Vabbè, ho iniziato a parlare di questi anche perché sono un aspetto marginale, sono certo costoro che caratterizzano il movimento come questo movimento per la pace. Una cosa nuova invece che caratterizza questo movimento per la pace sono i cattolici. I cattolici che sono stati emarginati da tutte le lotte sociali condotte negli anni 70 e che sono entrate in coincidenza con la cosiddetta caduta delle ideologie, con dibattiti che non so se si sono letti anche sui giornali, studi sul concetto, cioè che cosa si intende per sinistra, se è in crisi o se invece bisogna andare a individuare dei nuovi contenuti da dare alla parola sinistra. Per questi motivi, questo periodo, sono entrati, è il periodo che ha portato poi, che nel frattempo anche si è formato il Movimento per la Pace, abbiamo avuto, in coincidenza, per la prima volta i cattolici che entrano in un movimento politico con una propria caratterizzazione religiosa. Abbiamo da una parte della gerarchia ecclesiastica che ha la funzione di produrre ideologia e di fare da coesione tra i diversi componenti del movimento cattolico. Certo, costoro non agiscono in giro, diciamo che sono spinti, hanno delle indicazioni ed approvazioni dalla struttura gerarchica che ha come punto in capo la Santa Sede, il Papa e tutta la sua struttura gerarchica. E loro hanno, secondo noi, la funzione di presentare la dottrina cristiana come un valore universale e quindi la coerenza della religione cattolica anche all'interno del movimento per la pace. Ma oltre a questi, che cosa possiamo dire, agiscono per altri fini? Ci sono certo dei sacerdoti e dei religiosi che, immedesimatisi nella loro dottrina, fanno della lotta per la pace una missione della loro esistenza. Ci sono tra i cattolici le associazioni cattoliche, ci sono organizzazioni di carattere laico, che si differenziano tra loro i non violenti, i non obiettori di coscienza, i non antisovietici, eccetera, e che fanno soprattutto da tramite tra i vertici della gerarchia ecclesiastica e la base, composta soprattutto di giovani. E queste associazioni si dividono in associazioni definite integraliste tipo Comunione Liberazione, che fanno della loro religione una giustificazione del loro intervento nella realtà sociale e politica, costituendosi in gerarchie in cui il potere ecclesiastico corrisponde al potere politico. E abbiamo anche delle associazioni laiche che sono spinte ad inserirsi nel movimento per la pace come cattolici, da un loro caratteristico spirito progressista, in cui la solidarietà e la fratellanza ne sono i maggiori. Cioè i cattolici, voglio dire, il perché faccio un'analisi di questo genere? Perché il movimento per la pace è ampio, è vasto, e ci sono tante componenti che hanno, che hanno una loro funzione, il fatto che loro esistano all'interno. Oltre ai cattolici c'è una componente molto vasta che si divide ancora ulteriormente la componente di sinistra. Abbiamo i radicali che sono stati primi a dire la verità, che nel 1980 insieme alla Lega per il Disarmo hanno denunciato attraverso manifestazioni politiche pubbliche il pericolo della guerra e che per come questo partito si è identificato anche nella funzione di denuncia dei diritti umani calpestati dalle istituzioni ed è stato il principale esponente istituzionale del rifiuto al servizio militare. Abbiamo il Partito Socialista Italiano che all'inizio ha collaborato con il Movimento per la Pace, ma che poi con il graduale inserimento nella sfera governativa, nella gestione del governo, si è sempre di più allontanato ed ha assunto una caratteristica tipo quella delle forze istituzionali di cui prima avevo accennato. C'è anche resistenza, io direi sì, del Partito Comunista, però lo dividerei da una parte i vertici, che sono oramai entrati da più anni, da parecchio, nella logica istituzionale, e
perché hanno aderito al Movimento per la Pace, spinti dalla base, e dopo che questa ne era già diventata una componente principale, più che altro per non perdere la funzione di avanguardia della propria base elettorale e soprattutto per la necessità di legittimare l'esistenza di un grande partito di opposizione istituzionale che difende i grandi temi di massa. Questo soprattutto dopo il tentativo di Palese del Partito Socialista, con la complicità della DC, di emarginare praticamente il PC. Ma oltre a questo io direi, vabbè, insomma, un'area del PC, area metterei intellettuali, che ultimamente hanno conquistato l'identificazione di hanno raggiunto quello che per loro potrebbe essere il divenire punto di riferimento dell'opinione pubblica all'interno del Movimento per la Pace. Costoro sono scienziati che, spinti da una propria etica personale, si rapportano con il Movimento per la Pace con tesi scientifiche e che trovano nel Movimento stesso quella prassi necessaria alla loro legittimazione ed esistenza. Ma oltre a questi gruppi, possiamo dire che adesso, cioè, la componente principale del Movimento per la Pace, a nostro avviso, è un'area giovanile, un'area giovanile di sinistra, anche se di sinistra in senso vasto, sì, si ha avuto dei riferimenti nella FGC, cattolici di sinistra, o anche altre organizzazioni a sinistra di una struttura del PC stesso, e che sono stati presenti nelle manifestazioni per la pace come componente principale, stimolati dai mass media sia nazionali che locali, e che sono loro che soprattutto, insieme anche ad altre forze, in questo movimento abbastanza caotico, chiedono, vogliono la pace attraverso la pace, anche se sono più politicizzati quanto, che so, dei cattolici stessi, cattolici che entrano nel Movimento per la Pace in quanto cattolici. Vi sono anche delle frange, direi, che vanno in ricerca di modelli di pace applicabili alla realtà quotidiana. Però, cioè, il discorso, niente, volendo continuare questa analisi, possiamo mettere in mezzo anche militanti di partiti della sinistra che fanno un discorso razionale di analisi della società per andare a individuare alla fine il Movimento per la Pace uno strumento di lotta all'accumulazione del capitale, come anche individui, diciamo, così detto anche perché guardia, come vogliamo, individuo il Movimento per la Pace intorno alle nostalgiche lotte per la di massa. Però, cioè, mi sono un po' divulgato su questo, perché quello che voglio arrivare a dimostrare è che il Movimento per la Pace raggruppa diverse componenti cattoliche, forze governative, sinistra, frastagliate in diverse associazioni, mosse da tante motivazioni ed interessi e differenziate e intercanalanti tra loro. E tutte queste motivazioni, tutti questi interessi sono tutte valide ed importanti all'interno del movimento, però nessuna di esse emerge. Questo, cioè, mi domando, in una contrattazione finale come non può risultare altamente vincolante? Come non può comportare un insieme di mediazioni che alla fine rendono gli obiettivi espressi del tutto astratti? Però c'è anche da dire questo: come è vero che l'eterogeneità del movimento, lo sforzo di una finalità comune mai raggiungibile, creano quegli obiettivi che accontentano nessuno e vanificano quella concretezza che occorre per ottenere dei risultati, è anche vero che grazie a questa eterogeneità, in cui tutti sono presenti, grazie a questa ricerca degli obiettivi comuni, in cui nessuno è escluso, e a questa conseguente astrazione tipica del movimento, il Movimento per la Pace si può a ben ragione definire come un movimento di massa. Ci sono dei limiti, il loro superamento può comportare effetti moltiplicatori per la coesione e la chiarezza degli obiettivi prodotti dal Movimento per la Pace. Uno di questi è che il Movimento per la Pace è caratterizzato da una partecipazione soggettiva, cioè gli individui aderiscono al Movimento per la Pace perché spinti da proprie motivazioni personali, che si possono raggruppare in questo modo, come è stato proposto per una parte della relazione. Tramite il movimento sollecitano
quella caratterizzazione oggettiva. Manca quell'identificazione di gruppo che automaticamente genera antagonismo, come per esempio avviene per l'identificazione, docente di classe. Cioè, mi spiego bene. Anche se complessivamente il Movimento per la Pace ha superato lo stallo in cui si ha coscienza della realtà come essa appare immediatamente ai nostri sensi, per esempio quello della paura di una guerra nucleare causata da potenze assolutamente straniere e inattaccabili, il Movimento si è bloccato all'identificazione dell'astratto con il concreto, del teorico con il pratico, e ciò lo si può cogliere nel volere la pace con la pace. Cioè, manca al Movimento la coscienza del proprio ruolo nella divisione, sia dei blocchi economici, come la divisione dei paesi poveri e paesi ricchi, oppure nella divisione ultima del lavoro a livello internazionale. Coscienza quest'ultima che è stata una caratteristica della classe operaia, generata dalla cosiddetta rivoluzione dell'automobile, e che ha fatto di essa non solo l'oggetto, ma anche il soggetto della storia. Un altro di questi limiti si potrebbe identificare nel fatto che il Movimento per la Pace ha una visione troppo particolareggiata e parcellizzata della realtà sociale, il che genera con quest'ultimo un rapporto forzato. Cioè, una società caratterizzata, volendo usare le parole di standard, dal ristagno del capitalismo maturo o dal lento sviluppo dell'economia e quindi dalla disoccupazione, dall'inflazione cronica, dall'ingovernabilità politica ed economica, il Movimento per la Pace pare che parli un linguaggio altamente differente. Quando si parla di crisi fiscale, di produttività legata agli interessi di grossi gruppi economici e politici, questi discorsi sono finalizzati dall'esigenza primaria di abolire i vissi, di liberarsi delle due superpotenze. Questi sono obiettivi da raggiungere, certo, ma troppo lontani, quasi astratti, e i problemi più prossimi, quali che sono la nuova miseria che viene generata, che viene causata dalle politiche monetariste portate avanti da quelle stesse potenze, da quei gruppi economici che si avversano, sembrano problemi astratti e fuori luogo all'interno del Movimento per la Pace. Pare che non sia chiaro a molti un fatto che è stato anche abbastanza evidenziato precedentemente in queste sedi. La guerra e la pace non dipendono solamente dalla cultura della non violenza, ma dalle contraddizioni più propriamente strutturali che caratterizzano una determinata fase storica. Quindi si può parlare di estrazione degli obiettivi del Movimento per la Pace, anche perché questi non producono un antagonismo capace di trasformare la terra società di classe. Questi limiti hanno inoltre delle ripercussioni a livello macrosociale, generando due realtà contrapposte. L'una esiste grazie all'esistenza dell'altra, ed in cui l'una vanifica il potenziale sociale dell'altra. Un movimento per la pace, che come si è detto è di massa, di per sé genera dissenso. Però, proprio perché il suo essere di massa è determinato dal fatto che nel movimento ci sono tutti, uniti da aspirazioni individuali e non da una chiarezza di obiettivi e di finalità politiche, il dissenso rischia facilmente di trasformarsi da trasformatore della realtà sociale in funzionale, che può essere funzionale ai partiti di governo e agli istituzionali, perché non è messa in discussione, per esempio, quanto non è messa in discussione la delega e quindi la loro legittimità politica. Può essere funzionale chi detiene i mezzi di produzione e vive del plus valore prodotto da altri, perché mettere in discussione solo chi produce armi, il proporre solo la riconversione industriale a scopi di pace, senza mettere in discussione il tipo di produzione basato sulla disuguaglianza, legittimi il potere economico esistente. Può essere funzionale alle esigenze dell'alta borghesia che vuole un'Europa unita, perché liberarsi delle due superpotenze, senza mettere in discussione la scelta e la collocazione della propria nazione all'interno di un tipo di mercato economico, conduce a dare ragione all'esistenza delle forze negli Stati Uniti d'Europa, come alla fine può anche essere funzionale la politica economica delle due superpotenze e degli stati che fanno parte dei due blocchi, perché è meglio per lo status quo che la gente scenda in piazza per protestare contro l'esistenza dei missili voluti dall'USA e dall'URSS, piuttosto che per pretendere una redistribuzione del reddito, l'uguaglianza di classe o una... Questo è il fatto
quanto tale può produrre molto, ma i suoi limiti rischiano di ridurlo in un movimento opinionistico. E questo si forma, cioè l'essere opinioni in quanto tale, anche perché, come già detto, questo movimento è caratterizzato da un bisogno immediato di identificare i mezzi e gli obiettivi pratici con i fini politici. Cioè, se questo è il prodotto del nuovo modo di fare politica, bene, tale nuovo modo va superato. Il discorso è che non si raggiunge la pace con la pace, ma attraverso strumenti e mezzi il cui utilizzo e la cui scelta sottointendono una finalità politica che va al di là dell'immediato bisogno di pace. A cavallo tra gli ultimi due secoli non esisteva una cultura della pace, ma per il movimento operaio, come abbiamo visto, tendeva ad esporre i massimi livelli di unità internazionalista, era necessario opporsi alla guerra. La finalità politica dell'internazionalismo era sostanziata dall'obiettivo immediato e concreto della lotta alla guerra. Lo scopo dell'intervento, quindi, dovrebbe essere quello di portare le questioni in un modo un po' più concreto, finalizzando il dissenso, perché un dissenso non finalizzato genera delle bande, genera dei gruppi che vengono definiti vandalistici, ma che però sono un oggetto di studio al limite, sono un oggetto della storia, ma mai potranno diventare un soggetto. E creando, quindi finalizzare il dissenso e creando dei ponti con le dinamiche di classe. Si pensi per esempio al problema della riconversione industriale, tipo la Benelli Moto che produce anche. Però intervenire al movimento per la pace, agitando gli spettri della linea di classe, cercando interlocutori inesistenti per aggregare e rompere schieramenti ed equilibri politici, è del tutto inutile e sterile. Occorre invece cercare di andare più a fondo, realizzando all'interno del movimento per la pace la separazione tra la teoria e la prassi, riempendo il vuoto con vari obiettivi intermedi. Cioè, la finalità politica di un diverso ordine dei rapporti sociali, l'obiettivo che ne discende, in questo caso specifico, di rompere i rapporti tra guerra e profitti, il legame esistente tra le armi e gli eserciti da una parte e dall'altra gli stati e le classi dominanti che li dirigono, devono trovare attuazioni in strumenti ed obiettivi più concreti ed immediata comprensione per chi già si intende e si oppone alla guerra. Per esempio, l'obiezione totale di fronte all'esistenza di un'obiezione di coscienza legittimata dallo Stato, ha perso oggi quella carica rivoluzionaria dirompente che aveva precedentemente, diventando di fatto uno strumento di lotta in Italia. Ai compagni che scelgono l'obiezione totale va sempre garantito il nostro appoggio politico finanziario, ma occorre definire degli obiettivi di lotta che siano aggreganti per quelle migliaia di obiettori di coscienza che scelgono il servizio civile, sul cui plus valore prodotto lo Stato e tanti enti speculano e risparmiano ingenti capitali, mentre quelle poche strutture autogestite, convenzionate con lo Stato, vengono di fatto caricate di un ulteriore onere finanziario causato dall'ingresso degli obiettori sottopagati. Si possono inoltre studiare ed ampliare istituti quali l'obiezione fiscale alla guerra, che interessano categorie di popolazione non giovanile. Inoltre, gli avvenimenti di Comiso hanno rappresentato, o almeno avrebbero dovuto rappresentare, una tappa fondamentale dello sviluppo del movimento antimilitarista, che sono certo determinati dei limiti e delle possibilità. Oggi, più che mai, fronte alla sempre più crescente militarizzazione dello Stato, cioè di fronte ai tentativi di militarizzazione di settori della vita civile, emerge la necessità di un antimilitarismo che non sia solo teorico, ma vissuto nella pratica, cioè quindi non relegato negli spazi dai fatti di convegni e dibattiti, di cui non si vuole certo negare la verità, ma occorre considerare che con l'installazione dei missili siamo entrati in una nuova fase e che di conseguenza è necessario adottare nuove strategie di lotta più adeguate al momento. Le recenti manifestazioni a Rimini contro la base nucleare di Miramare
a Genova contro la mostra navale bellica, a Camp Derby, provincia di Livorno, eccetera. Gli episodi di invenzione totale all'esercito manifestano apertamente il tentativo di ricercare nuove strategie. Ma soprattutto va ripresa un'attività abbandonata da tempo. Con l'istituzione del servizio civile alternativo a quello militare, parecchi compagni e giovani politicizzati scelgono di non fare militare. Questo produce che le caserme sono abitate soprattutto da giovani, la cui coscienza dei propri diritti personali e civili sono ridotti al minimo, con la conseguenza che le condizioni di vita sono decrepite, come se gli anni 70 non fossero esistiti, e le autorità militari hanno uno spazio quasi illimitato di inculcare ai militari di leva idee e concetti di mutabilità dei rapporti di potere esistenti. Per questo occorre ricominciare un lavoro da fuori le caserme per arrivare a realizzare delle attività all'interno delle stesse caserme. E tutto questo appunto perché, se noi vogliamo arrivare ad abolire tutti gli eserciti, e appunto individuando gli strumenti e i mezzi che oggi sono più idonei, che si può concretizzare in pratica la teoria. Bene, dopo l'intervento di Piero che ha messo un po' in risalto quelli che sono i problemi attuali, il dibattito è aperto sia sulle questioni di carattere storico che sulle questioni di carattere attuale. Ho fatto parte del movimento dei militari democratici
nel 75 abbiamo fatto una manifestazione a Milano, io fui fra gli organizzatori di questa organizzazione. Fu una cosa molto grossa perché apparve su tutti i settimanali, sull'Espresso e su Panorama, fecero anche degli articoli, cioè i famosi militari col fazzoletto rosso in divisa, no? Non so se qualcuno di voi si ricorda di questa esperienza, fu secondo me brillante. E il Partito Socialista appoggiò, ma in fin dei conti non fece altro che schedare i militari democratici, e io per puro caso, proprio scelta politica, mi ero rifiutato di far parte, cioè di far parte, di andare a fare le riunioni nella sede del Partito Socialista, e feci bene proprio perché ci schedarono e parecchi compagni ebbero dei processi per questo. Questa è la politica del Partito Socialista, quanto formalmente doveva essere un partito democratico. No? Questo per quanto riguarda i socialisti. Per quanto riguarda il PC, io sarei propenso anche, sarei cauto, no? Non perché considero il PC una struttura democratica, anzi tutt'altro, no? Cioè abbiamo visto che anche nel Movimento per la Pace il PC ha mantenuto sempre delle posizioni piuttosto ambigue, per esempio ha condannato l'installazione del, diciamo condannato, ma in effetti non è che è una condanna vera e propria, l'installazione dei missili a Comiso, però vediamo che sui 1500 depositi militari che esistono della NATO in Italia non dice un cazzo, anzi, cioè si guarda bene dall'aprire una discussione in Parlamento su queste cose. Cioè, nonostante le interpellanze dei compagni di Democrazia Proletaria, ci si è sempre rifiutato di portare avanti un discorso organico sulla questione della NATO, cosa che invece Democrazia Proletaria ha sempre portato avanti dalla sua nascita e anche prima della sua nascita. Il discorso della NATO è un discorso vecchio, è il patrimonio proprio della sinistra rivoluzionaria, diciamo, in Italia. Cioè, mi voglio collegare al discorso della NATO perché secondo me è molto importante al giorno d'oggi, no? Per esempio, e qui per esempio non so se volutamente è stato proprio affrontato questo discorso, perché è proprio su questo che è la differenza che deve essere sostanziale di discussione fra noi, cioè come forze di sinistra rivoluzionaria, diciamo, cioè voi anarchici, Democrazia Proletaria e qualche altro raggruppamento della sinistra, proprio nei confronti del PC. È la questione determinante, la questione della pace, e verte sulla questione della NATO, cioè convocare dei convegni sulla questione della NATO oggi è fondamentale, perché per esempio anche sulla questione di Miramare, cioè qua vicino abbiamo un deposito nucleare, cosa che il PC si è scordato, cioè non si sa bene, ma si è scordato, cioè il PC è dal 59 che non fa più una manifestazione a Rimini contro la NATO, l'ultima manifestazione è stata nel 59, o nel 63, scusate, non mi ricordo bene, cioè ne fece una nel 59 e una nel 62, quindi più di 20 anni fa, cioè lì è stata sempre una zona nucleare, cioè molto nucleare, quindi piuttosto pericolosa. E quindi ripeto, la questione della NATO è importante oggi come oggi, è proprio attualissima, proprio per iniziare un dibattito, un confronto fra il PC, cioè su quello che è il PC, la natura anche del PC, cioè la natura del Partito Socialista abbiamo visto che secondo me è rimasta inalterata e non è che ha bisogno di una sostanziale analisi ulteriore, storica, per capire che cos'è il PC. Invece il PC è una cosa molto più complicata, secondo me. Andrebbe questo partito gigantesco, visto anche adesso per quello che sarà, non so, la morte politica di Berlinguer, diciamo, no? Cioè se tutto va bene, se non muore, in ogni caso è morto politicamente. Non si capisce chi sarà, quale sarà la corrente politica che prenderà il sopravvento nel PC. Questo è quello che mi sconcerta a me personalmente. Se sarà un napoletano, se sarà
nocchetto, non so. Cioè, io francamente, per quanto segua le vicissitudini interne del PC, non riesco a capire quale potrebbe essere uno sviluppo della politica del PC, se mai ne avesse una. Cioè, io poi volevo fare anche un appunto su quello che è stato il movimento per la pace in questi anni in Italia. Si parlava di soggettivismo all'interno del movimento per la pace, ma io francamente più che soggettivismo direi una ripartizione proprio di terreni, purtroppo anche forzata, tra le varie forze politiche in campo, sia istituzionali o meno, all'interno del movimento per la pace. Cioè, io non so, io faccio parte di Democrazia Proletaria, purtroppo, cioè, io ho visto che anche da parte di Democrazia Proletaria portare avanti un discorso di movimento all'interno del movimento per la pace era perdente già inizialmente. Infatti si è visto che siamo stati proprio costretti a uscire con la proposta di fare proprio una raccolta, un referendum per la raccolta delle firme prima ancora di quello che è adesso la proposta che c'è adesso attuale, che ha la completa nessuno è al corrente di questa raccolta di firme che fa adesso il Movimento per la Pace, che è stata iniziata il 25 aprile, che gli stessi movimenti per la pace, gli stessi militanti sono totalmente spiazzati, perché è un tal casino, veramente un casino della Madonna, Cristo di Dio, cioè che non si capisce un cazzo di quello che sta succedendo. Proprio qua nascono un sacco di proposte, il referendum, e la gente è molto, cioè, molto confuso. Cioè, quindi sono solo un po' gli addetti ai lavori che un po' fanno fatica loro stessi a capirci qualcosa. Quindi la situazione, secondo me, oggi come oggi, si tratta di avere la mente lucida e cercare di, prima di tutto, iniziare a fare un discorso costruttivo, nel senso non tanto delle rievocazioni storiche che, secondo me, sì, sono importanti, è bello vederci una sera e parlarne, però anche capire, alla luce della situazione attuale, quelli che potrebbero essere gli sviluppi e una nostra incisione proprio a livello sociale nella situazione italiana di concreto. Cioè, io che poi ho passato la mia vita praticamente di militante politico a parlare di questioni ideologiche e teoriche, ma senza di niente costruire a livello pratico, incidere a livello pratico. Oggi invece il problema è proprio quello di incidere, cioè fare i rivoluzionari a 30 anni, Cristo della Madonna, non significa più continuare con le rivoluzioni storiche, ma significa veramente incidere e costruire e darsi da fare a livello sociale. Se no, che cazzo, ogni 5-6 mesi ci vediamo che c'è una rivoluzione storica. Si è integrato sempre più, poi si è diviso e cioè è nato il partito
comunista, però sempre all'interno di un preciso discorso che oggi ritroviamo di attualità perché non ne riconosciamo più quasi connotati di partenza. Quando vediamo l'operato di oggi, quale ci si riferisce, basta a entrare nel merito del quadro militare di oggi, della grossa ristrutturazione che c'è stata negli anni 70 del nostro esercito, e poi dopo quindi facciamo il riferimento col Partito Socialista e con il resto. Punto negli anni 70, in particolare nel 74 e 75, c'è una grossa ristrutturazione e che cui ci sono almeno tre elementi che balzano agli occhi. Uno, l'aumento grossissimo delle spese militari, c'è un salto enorme in questi anni. Secondo, la grossa espansione dell'industria militare bellica italiana, che si porta oggi a livello di tra i quattro paesi, il quarto paese esportatore di materiale bellico militare, e terzo, l'imperialismo in cui si caratterizza l'Italia nell'intervento nel Mediterraneo. Questo atteggiamento in cui i costi e le spese aumentano pazzescamente, no? Per esempio dall'80 all'84 c'è un aumento del 105% delle spese militari rispetto a una media della NATO che aveva stabilito, loro sono paesi nella NATO, l'Italia sarebbe un paese nella NATO, del 3% al netto dell'inflazione. Addirittura l'Italia è all'avanguardia nel militarismo e arriva fino a un 5% di aumento. Per quest'anno stesso sono preventivati 15.000 miliardi. Ecco, questo enorme costo è legato alla politica, all'altro aspetto della politica militare. Mi rendo conto che il discorso diventa troppo lungo, poi a quest'ora di notte cerco di ristringerlo e verrà anche male, perché a questo punto verrà anche male. Cioè è legato alla politica, militare, perché non è a caso che nel bilancio il 23% delle spese militari sono per il rinnovamento dell'esercito, del rinnovamento dell'esercito con ammodernamento di spese militari. In pratica, ed è questo, viene legato alla struttura industriale bellica in espansione, viene utilizzato l'esercito come propaganda per convincere gli altri paesi, ma in particolare i paesi in cui si indirizza la nostra politica imperialistica nel Mediterraneo, cioè nel Medio Oriente, a convincere attraverso l'ammodernamento del nostro esercito, oltre che per usarlo, anche per convincere ad acquistare i prodotti bellici della nostra bella Italia. Quindi si lega all'imperialismo nel Medio Oriente. Allora si spiega anche perché la NATO, noi siamo fra i primi, oltre ad aver potenziato le spese militari, siamo fra i primi ad aver alzato la mano alla proposta reaganiana di mettere i Pershing e i Crucing in Italia. Noi siamo stati tra i più solerti all'interno di questa logica interessante. Non ci bastavano già 1200 testate nucleari già sparse, non ci bastavano già le numerosissime basi NATO all'interno delle quali abbiamo già gli americani in casa, in molti posti loro possono entrare, noi no, non ci bastavano, è successo, c'è stata anche questa incentivazione.
E allora, per finire la questione, l'abbiamo visto anche con la guerra, come ci comportiamo anche con la guerra, il nostro intervento, che è stato reclamizzato come difesa della pace nel Libano. Nel Libano noi con i nostri soci America, Francia e Inghilterra siamo intervenuti per la cosiddetta pace, per portare la pace. In realtà, guarda caso, questi quattro paesi insieme a noi erano tra i più grossi esportatori proprio nel Libano. Guarda caso avevamo quelli che avevamo gli stessi interessi a mantenere il governo di destra di Gemayel. E guarda caso, mentre noi se eravamo là a fare la pace, eravamo in guerra economico, meglio in contrasto, meglio in conflitto, con gli americani, con i francesi e con gli inglesi, a gareggiare a prendersi gli appalti per la ricostruzione di quello che sarebbe stato nel Libano. Quindi un vero e proprio atteggiamento d'accordo, ed è stato passato. Allora, proprio per finire, perché sennò sarebbe estremamente lunga la questione, tutta questa questione qua è stata gestita, guarda caso, in questi anni in cui c'è una presidenza socialista e ci abbiamo il buon Pertini che va in giro per l'Italia con la sua famosa frase in bocca: riduciamo i granai, cioè aumentiamo i granai e in pratica avviene esattamente il contrario, che i granai vengono ridotti e vengono aumentati i depositi di armi militari, alla faccia di Pertini che poi viene reclamizzato. E non è a caso che un ministro socialista, Formica, che quando è stato ministro della difesa non è stato per niente Formica, anzi faceva le passi di leoni nel potenziare l'armamento e nelle spese militari che poi venivano sottratte alla sanità, lo vediamo, vengono tolti i fondi handicappati, le stampelle gli vengono tolte ai handicappati, ed è questa la logica in cui si va avanti. Ma questa, cioè, riflessione non è per, ho fatto i nomi di Pertini, ho fatto i nomi di Formica, non è questione di nomi, è questione di logica, cioè la logica che quando, e lo dimostra il socialismo quando va al potere, poi l'abbiamo anche nel rovescio dall'altra parte, la Russia eccetera eccetera, altra forma di socialismo eccetera eccetera, cioè il problema è che quando il socialismo va al potere si comporta da difendere i privilegi e si mette sempre da una parte contro i proletari. E allora il problema, bisogna stare attenti fin dall'inizio, perché è anche facile all'inizio, quando non si ha la forza, si vuole conquistare il potere, ma si è pochi, fare anche gli slogan un po' più rivoluzionari, l'abbiamo visto nel Partito Socialista degli anni vecchi. Però quando si cresce, ci si responsabilizza, si diventa potere, struttura vera e propria, si sarà sempre da una parte sola e contro l'altra parte avversa, che sono i proletari. E penso che se per un momento solo le barricate, le barriere che ci dividono nazione per nazione cadessero, verrebbe ancora con più chiarezza, si vedrebbe ancora con più chiarezza questo atteggiamento dei potenti, questo atteggiamento delle classi dominanti che dietro la maschera del nemico difendono i loro propri interessi economici e politici, e si vedrebbe ancora con più chiarezza come l'unica prospettiva, l'unica esigenza, l'unica realtà per i proletari, per i diseredati, per i senza classe, cioè per i senza potere di tutte le nazioni, che l'unico interesse è l'unificazione della loro lotta, già come si proponeva durante la settimana rossa, come veniva proposto nel 20, cioè questa capacità di identificare i nostri interessi in tutto il mondo e di combatterli all'interno di tutte le nazioni contro i poteri precostituiti. Voglio proprio finire, spero, con un'ultima questione.
La triste realtà è che oggi abbiamo detto che la industria bellica è in espansione. Vanno bene per il mercato e per tutte le logiche che si fanno al mercato, i partiti di sinistra, tutti quelli che hanno, quelli che sono nel governo, sono fuori del governo, l'opposizione, che si fanno a questa logica, e poi dopo alle loro contraddizioni si spiega perché quando si fa l'obiezione di coscienza sul lavoro, perché non si vuole produrre materiale bellico, c'è scarsa solidarietà, vengono isolati. E si spiega perché il sindacato è invischiato in questa logica, e i partiti che sono invischiati in questa logica, poi quando parlano di riconversione fanno delle parole, ma di fatti non ne fanno perché hanno accettato la logica del mercato. In questo momento il mercato dice che in Italia tira, fa 90.000 occupati l'industria bellica. Ma io penso, e finisco veramente, che la riconversione si possa realmente fare se si prende il punto di vista esattamente contrario che la base di questa società. Si possa tagliare al contrario le spese militari dal nostro punto di vista per costruire le case, perché c'è chi ne ha bisogno, per dissodare le terre che ancora oggi ci sono incolte, per distribuire le merci, frutti che ancora oggi vengono distrutti per la famosa legge di mercato, mentre ci sono tanti bisognosi che ne avrebbero appunto necessità, per costruire gli ospedali, per dare la stampella, e non solo la stampella, qualcosa di più, handicappati, e intervenire per la salute in prima di chi la perde nei luoghi di lavoro, eccetera eccetera. Questa riconversione penso che si può fare soltanto però contrastando alla logica di una società che si sviluppa soltanto sulla logica del profitto, sulla legge del mercato, e contrapponendo una società che si deve basare sui bisogni, sulle necessità della collettività e non appunto quello del profitto. Scusate, un po' disordinata anche perché era una cosa. Altri interventi? Ora vorrei dire brevemente una questione sulle rievocazioni storiche. Ma io volevo esprimere alcune mie impressioni su quello che è il momento, diciamo così, storico e politico che stiamo vivendo attualmente. Alcune impressioni che poi sono più che altro dei dati di fatto, perché ci sono appunto delle realtà che li testimoniano come dati di fatto. Innanzitutto, ecco, quello che volevo dire è questo, cioè che noi attualmente stiamo vivendo una situazione di guerra aperta, già noi dentro il nostro paese. Una situazione di guerra aperta perché? Una situazione di guerra aperta perché appunto la situazione storica e politica che stiamo vivendo in questo momento manifesta tutti i connotati caratteristici di uno stato di guerra. È per questo che volevo fare un breve parallelo tra ciò che caratterizza lo stato di guerra e ciò che caratterizza appunto il momento storico che noi stiamo vivendo oggi nel nostro paese. Innanzitutto, nell'ambito di uno stato di guerra, la prima cosa che si produce, che si coltiva, è una cultura dell'emergenza. Perché? Perché la cultura dell'emergenza può essere utilizzata da chi ha il potere per giustificare un'intensificazione dell'autoritarismo statale. Intensificazione dell'autoritarismo statale che si manifesta in ogni ambito del vivere sociale. Si manifesta nell'ambito economico, intensificazione dell'autoritarismo statale, siamo arrivati ad imporre la politica dei sacrifici per decreto, un'intensificazione dell'autoritarismo statale che si manifesta ad esempio nell'ambito del diritto, il diritto che registra questa intensificazione e a sua volta se ne fa produttore. Per fare un esempio, tutta quella produzione di norme giuridiche che c'è stata contro quell'antagonismo che è direttamente politico. Che cosa intendo per antagonismo direttamente politico? Intendo quell'antagonismo sociale che nasce da una consapevolezza politica e va verso degli obiettivi che sono direttamente politici. Faccio questa distinzione perché non è vero che ogni forma di antagonismo è direttamente politica in questo senso, nel senso che vi sono degli antagonismi che non nascono da una consapevolezza politica né vanno
verso degli obiettivi direttamente politici, anche se hanno delle valenze politiche. Dicevo, le norme giuridiche che sono state prodotte contro l'antagonismo direttamente politico sono norme giuridiche altamente repressive, che hanno comportato un'intensificazione della logica repressiva congenita poi a qualsiasi forma di diritto. Riportare degli esempi potrebbe, non so, sembrare una cosa oramai vecchia: lunghi termini di carcerazione preventiva, legittimazione delle pratiche torturatorie che c'è stata quando è stata approvata la norma giuridica in base alla quale si permette alle forze dell'ordine di raccogliere indicazioni sommarie anche non in presenza dell'avvocato difensore. E così l'articolo 90, ad esempio, per quanto riguarda la situazione carceraria e la perdita di ogni forma, seppure labile e sottile, di certezza del diritto. Abbiamo ad esempio una configurazione elastica dei reati, pensiamo a quelli associativi, a quelli di concorso morale, una configurazione elastica di questi reati, appositamente elastica, proprio perché una configurazione di questo genere può essere utilizzata per criminalizzare qualsiasi area si ponga in modo antagonista rispetto a questo stato di cose, a questo sistema. Però quello che vorrei sottolineare è questo, che l'intensificazione della logica repressiva è andata oltre queste norme giuridiche che riguardano l'antagonismo direttamente politico, per investire tutto il nostro ordinamento giuridico, nel senso che l'intensificazione della logica repressiva ha investito anche quelle norme giuridiche che riguardano i problemi più disparati. Basti pensare ad esempio a quelle norme giuridiche che riguardano il problema della trasgressione sociale, quindi il problema della droga. Verso la metà degli anni 70 vi erano delle forme, seppure limitatissime, comunque delle forme di approccio sociologico al problema della droga e della tossicodipendenza. Mi pare infatti che risalga, non so se mi sbaglio, a quegli anni la decriminalizzazione della figura del tossicodipendente. Certamente degli atti più formali che sostanziali, compiuti da un potere che in quel momento doveva compiere degli atti di opportunismo perché stava vivendo dei rapporti di forza meno favorevoli, comunque degli atti, seppur formali, che rivelano come in quel periodo una certa logica avesse preso piede e si fosse affermata. Oggi ogni traccia di approccio sociologico al problema della droga, della tossicodipendenza, è scomparsa, mentre è rimasto amplificato per 5, 10, 40, 50 volte il profilo repressivo. Un profilo repressivo che possiamo notare noi, insomma, ogni giorno. Abbiamo arresti, abbiamo l'incoraggiamento della delazione, incoraggiamento tramite mezzi di coercizione fisica oppure con la promessa della libertà. Abbiamo delle azioni costruite dentro le questure e poi fatte filmare. Abbiamo arresti senza prove concrete. E, ad esempio, siamo arrivati a ritirare la patente al tossicodipendente, poi si è raggiunto il clou in questa ascesa della repressione con le proposte Craxi. Craxi che cosa ha proposto in merito rispetto a questi ordini di problemi? Ha proposto che innanzitutto il tossicodipendente può portare modici quantitativi di stupefacenti solo se si è dichiarato tossicodipendente, e sappiamo che cosa significhi dichiararsi tossicodipendente ad esempio a fini lavorativi. Inoltre, il permesso di portare quantitativi di stupefacenti deve essere dato da una comunità terapeutica, il che presuppone che quindi il tossicodipendente sia controllato da una comunità terapeutica. Per quanto riguarda poi il tossicodipendente detenuto, a questo può essere concessa la libertà vigilata o provvisoria solo se dichiara di volersi disintossicare e di voler entrare in una comunità terapeutica, comunità terapeutiche che poi sempre sono dei centri di normalizzazione del soggetto progressivo. Quindi repressione evidente, profonda nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Ed inoltre scomparse tutte quelle legittimazioni morali che sono state date all'ordinamento giuridico. Il potere che è in guerra per sopravvivere, per vincere, per affermarsi definitivamente, mette da parte i principi morali che lui stesso ha creato per ottenere il consenso nei momenti di pace sociale, e fa del diritto una materia di contrattazione con chi può aiutarlo a vincere questa battaglia. Ed è in questo ambito che ad esempio si inquadra la legge sui pentiti. È evidente come ogni principio morale venga ed ogni logica giuridica venga messa da parte, ed è evidente come il potere si serva del contenuto del diritto, libertà, detenzione, per contrattare con chi è disposto a vendersi, con chi è disposto a vendere i propri compagni.
Ed infatti siamo arrivati a una situazione di paradosso, abbiamo dei compagni dentro da anni per furti o per aver semplicemente pubblicizzato le proprie idee, mentre abbiamo fuori degli pseudo compagni che hanno assassinato, che attualmente sono in libertà. Quindi ci troviamo di fronte non semplicemente ad un diritto militarizzato, ma ad un vero e proprio diritto da guerra, un diritto da guerra fatto per una società che è in guerra, una società nell'ambito della quale la guerra è stata dichiarata da chi ha il potere, è stata dichiarata dai padroni a chi? Agli handicappati, agli studenti, ai tossicodipendenti, ai disoccupati e agli operai. Ora, e qui giungo, diciamo così, alla parte conclusiva di questo intervento. Che cosa significa nell'ambito di questa situazione antimilitarismo oggi, nell'ambito di questo stato di guerra, che cosa significa antimilitarismo? Antimilitarismo può solo significare dentro questo stato di guerra rivolta a questo stato di guerra. Per cui io non posso assolutamente, ad esempio, credere all'antimilitarismo di un PC che scende in piazza per la pace e che magari, che è stato effettivamente uno dei principali fautori e sostenitori di quel diritto da guerra di cui ho appena parlato, anzi di cui poi ho appena accennato perché ci sarebbero dei grandi sforzi da farci sopra. Quindi antimilitarismo come si configurava poi nella settimana rossa, antimilitarismo come rivolta globale ad un sistema economico, alla sua sovrastruttura politica. Ed è su questo che poi l'antimilitarismo della sinistra rivoluzionaria si deve distinguere dall'antimilitarismo falso della sinistra che non è rivoluzionaria, non solo sul problema NATO, ma su tutto quest'ordine di problemi. L'antimilitarismo della sinistra rivoluzionaria si deve distinguere dall'antimilitarismo falso di chi invece ha accettato il gioco parlamentare, di chi invece ha accettato bene o male queste istituzioni come il PC e le altre forze politiche che attualmente pretendono di rappresentarci in sede parlamentare. Volevo dire io una cosa in aggiunta, volevo dire che brevissimo, che ho saputo giù nel meridione, precisamente a Canosa, in provincia di Bari, siano arrivate delle comunicazioni alle famiglie dei tossici dipendenti dicendo che il giorno 21 di presentarsi tutti a una visita di controllo e che se questa visita risultava che ancora erano tossici dipendenti i figli, cioè o che vedevano che continuavano, l'avrebbero arrestati oppure obbligati ad andare in qualche casa di cura. Per cui queste famiglie sono tutte allarmate dalla paura che vengano arrestati o... cioè che poi è quella proposta che faceva adesso, se è proprio vero questa cosa non lo so, però a me è stata comunicata da una famiglia di un tossicodipendente di quel paese lì. Quindi c'è, direi di cominciarci ad allarmare su questo piano qui anche. Vogliamo, abbiamo voluto mettere
che quello, l'aspetto più eclatante di oggi è l'affermarsi di movimenti o di un movimento nella fattispecie in Italia chiamato Per la Pace, che secondo noi rischia di rimanere settoriale nell'affrontare determinate questioni. È per questo che noi diciamo che necessariamente il Movimento per la Pace deve diventare, deve ampliarsi con una critica radicale al sistema militare, quindi diventare lotta antimilitarista, e con questa deve attaccare un punto, deve formare un fronte più ampio di una lotta anticapitalista e deve diventare un'articolazione di questo. Quindi il compito che ci sembra di individuare, di sentire, è quello di attaccare appunto il capitalismo su diversi fronti, su diversi aspetti. E quindi va qui riaffermato il problema della, sia della repressione, sia della militarizzazione del territorio, sia della lotta alla restaurazione che viene portata avanti dalla destra, dal patronato, nel sistema sociale, nei luoghi di lavoro e nel territorio e in tutte le altre realtà. E quindi è opportuno stimolare la lotta antimilitarista in questo settore come negli altri settori. Cerchiamo di individuare alcuni settori dove è possibile avere, attuare una lotta antimilitarista senza cadere in quel rischio che, come detto prima, è un rischio di essere una lotta solamente d'opinione, quindi fare solamente delle battaglie di opinioni che poi lasciano il tempo che trovano. Sappiamo benissimo che in determinati momenti che vengono cavalcati dai vari partiti e movimenti, e poi quando c'è il rifluire di questo movimento vengono abbandonati a se stessi. È chiaro che il movimento antimilitarista, per svilupparsi, deve avere delle chiarezze anche ideologiche su quali gli obiettivi, su quali obiettivi lottare, e non deve scendere assolutamente a patteggiamenti che ne compromettono la progettualità alternativa che lo contraddistingue. Quindi su questo fondo bisogna chiaramente dire subito alcuni distinguo, bisogna fare subito alcuni distinguo, dire subito alcuni no alle alcune ideologie funzionali al sistema capitalista, e sviluppare la lotta partendo dalle esigenze, dei bisogni di tutti noi e dei bisogni di tutti i giorni. E quindi la lotta alle basi militari deve essere non solamente lotta alla NATO, ma lotta anche alle basi militari italiane. Nesso mi sembra logico, non si può fare una campagna solamente contro la NATO senza parlare poi delle basi italiane della NATO. E quindi una lotta complessiva al sistema militare, partendo chiaramente dalla critica ai blocchi imperialisti, quindi la critica alla NATO nel nostro caso, ma per un disarmo che non può essere solamente unilaterale, altrimenti perderemo la globalità e la portata antagonista di una lotta militarista. Quindi il disarmo deve essere necessariamente totale. E qui chiaramente il discorso di la lotta va portata all'interno di questa, deve avere come obiettivo l'asse portante di questo sistema, che da, come evidenziato in tutti gli interventi precedenti, il movimento anarchico in particolare ha sempre saputo individuare chiaramente in quelle forze, quali l'esercito, strumento principale di interpretazione di un certo tipo di status economico, delle forze di polizia, delle forze di repressione in generale. E quindi è questo l'elemento che ci sembra cogliere, e che invece da altre parti, da altre fonti, è completamente lasciato in disparte: l'attacco al sistema militare, l'attacco all'esercito, l'attacco alle forze di polizia.
diciamo, legato a delle tematiche antimilitariste può servire come valvola di sfogo, come sistema per far eliminare alcune contraddizioni che però non intacca, diciamo, la struttura stessa. Quindi riqualificazione del servizio civile, legarlo a degli obiettivi concreti, cioè alcuni esempi, no? Gli obiettori di coscienza che vengono, fanno servizio civile, i nemici che vengono usati per riverniciare i muri oppure per andare a guardare i nidi in cielo, come succede in alcuni enti della nostra zona, e non sono chiaramente antagonisti a questo sistema, ma anzi alcune contraddizioni cercano di calmare. Invece secondo noi significa l'antimilitarismo, obiezione di coscienza, deve essere indirizzata a legare le tematiche dei bisogni individuali della persona con la lotta all'esercito. Si faceva un esempio qualche tempo fa, gli obiettori di coscienza che possono avere un centro di aggregazione, possono tenere aperto il centro di documentazione su quello che è il militarismo, quello che è la guerra, i problemi della pace, i problemi dello sviluppo o dello sottosviluppo, delle differenze economiche tra nord e sud che gli scontri intercapitalisti producono, oppure altri settori di intervento, le questioni della salute, vengono usati spesso gli obiettori in ospedali oppure in strutture pubbliche sanitarie per sostituire diciamo così, personale medico e paramedico. Invece noi diciamo no, che gli obiettori servono per costruire per andare alla ricerca di quelle che sono le mappe di rischio, di quelle che sono gli infortuni sul lavoro, oppure la medicina e la salute all'interno delle caserme. Ecco, riqualificare tutti questi settori significa puntare l'attenzione in una lotta pacifista per arrivare a una lotta antimilitarista. Problema dell'industria bellica. Il problema dell'industria bellica è stato accennato anche da Enrico, che anche le forze istituzionali di sinistra difficilmente entrano in questo settore qui. Perché? Ecco, guardiamo direttamente quella che è la panoramica dell'industria bellica italiana. È essenzialmente un'industria ad alto contenuto tecnologico, quindi una di quelle industrie importanti per il futuro sviluppo dell'economia mondiale. Se, come dicono i nostri padroni, vogliamo rimanere sul mercato, vogliamo essere un capitalismo d'avanguardia. Ecco, quindi è chiaro che le forze riformiste o neoriformiste avranno sempre dei particolari problemi di intervenire con chiarezza su quello che significa la riconversione della produzione bellica in produzione socialmente utile. Appunto perché questo tipo di riconversione significa intaccare quello che è il processo di accumulazione e di difesa del capitale. Quindi la riconversione può passare attraverso un cambiamento che radicale e antagonista del regime capitalista. Cioè, l'industria bellica, in quanto tale, è difficilmente riconvertibile in produzioni civili senza a intaccare il nesso fondamentale. Quindi è chiaro che le forze antimilitariste devono sviluppare la lotta alla tematica della riconversione, però sempre unita, ripetiamo qui, sempre unita, a un discorso di superamento di questo tipo di stato sociale, di questo sistema sociale. E le articolazioni per raggiungere questo naturalmente sono ampie e si articolano in diversi punti. Ricordiamo la minima, che però già ha trovato delle grosse difficoltà a essere recepita già dalle forze sindacali, cioè quella dell'obiezione per esempio alla produzione di strumenti bellici o l'obiezione alla produzione di strumenti nucleari. Cioè, è un tipo di obiezione che ha costato anche il licenziamento di alcune persone che si rifiutavano di lavorare in industrie oppure in catena o in
sistemi bellici o nucleari, e il sindacato non ha mai saputo dare risposta e per salvaguardare il posto, l'occupazione di queste persone. Era stata fatta una proposta a livello sindacale in una piattaforma per che uscisse nella piattaforma di metalmeccanici questa proposta di un contratto, cioè di salvaguardare il posto di lavoro a coloro che si rifiutano, eppure questa proposta, benché minima che sia, non è stata poi accettata dai vertici sindacali. Questo mi sembra emblematico di quello che a parole i nostri sindacati e partiti predicano sulla riconversione e poi su quello che nella pratica altro settore, adesso ho scollegato questo intervento, un altro settore che si ricollega a degli argomenti già detti è il problema della militarizzazione e alle servitù militari. È chiaramente un problema che è molto sentito in quelle zone, in quelle realtà dove la struttura militare è più presente. Ricordiamo l'Italia, le regioni più militarizzate sono il Veneto, il Friuli, la Puglia e anche per altri versi il Lazio. È chiaro che in questi settori, essendoci una concentrazione di forze militari, il problema della militarizzazione del territorio è un argomento molto, molto toccato, molto sentito e molto presente nelle lotte di tutti i giorni e di quelle lotte che poi difficilmente vediamo pubblicate oppure annotate sui vari giornali o dai vari mass media. Comunque è essenziale il recupero di tutto questo patrimonio, sia diciamo così di strutture ma anche di territori, no? Da la servitù militare alla riappropriazione delle persone. Quindi c'è un nesso proprio diretto tra quella che è l'esigenza della persona, dell'essere umano, a quella che invece è la risposta che dà il capitale e di asservire al potere militare determinate zone del territorio. Ricordiamo per inciso qui l'episodio famoso del Colombo. Non lo ricordiamo per un motivo così, per farsi per un po' di propaganda sopra, ma quello che è il significato del Monte Conero come struttura militare, quindi è possibile che ci siano all'interno anche i missili, che non ci siano i missili. Comunque sono dei posti di alto valore ambientale e paesaggistico che sono vietati all'accesso. Cioè non possono essere usufruiti da coloro che in fondo dovrebbero essere i naturali usufruitori di queste cose, cioè delle persone. Altro punto che volevo un attimo toccare, perché mi sembra molto attuale, scaduto oggi il termine delle dichiarazioni dei redditi, punto su cui è stata fatta molta propaganda, però di concreto è difficile sempre operare, è quello dell'obiezione fiscale. Tra i tanti tipi di obiezioni che ci sono, c'è anche quella fiscale. E chiaramente un campo interessante, perché si va a una critica che va anche a colpire certi nodi, cioè lo Stato si fonda sul contributo che tutti noi paghiamo tutti i giorni con le trattenute sul nostro lavoro, quindi lo Stato si finanzia e finanzia le spese militari con ciò che produciamo noi, con ciò che ci viene espropriato a noi. Quindi questa forma di protesta, perché lo Stato attuale può essere solo di protesta, secondo noi è importante che ci sia un tipo di disobbedienza, iniziando la protesta a portare una quota del nostro reddito a favore delle spese militari, in genere viene calcolato in un 5,5% della spesa globale. È importante sviluppare questo lavoro, però chiaramente qui dobbiamo subito dire perché ci sono delle difficoltà a portare avanti questa lotta, perché chiaramente la gran parte dei lavoratori, la gran parte delle persone interessate ora come ora ha una ritenuta alla fonte,
cioè nel momento in cui vengono erogati dal datore di lavoro il reddito, viene già trattenuta la parte che va a finanziare lo Stato, la parte che viene, che va a finanziare le spese militari, e quindi la possibilità di operare concretamente l'obiezione fiscale viene rimandata a coloro che o hanno lavoro, diciamo così, o di impresa, di commercio, comunque non direttamente legato alla, al reddito di lavoro dipendente. Quindi per queste cose è molto limitativo, e anche per questo che incontro delle difficoltà. Comunque è importante sviluppare. Detto questo, ecco, vorrei tirare un riassunto, cioè erano una serie di appunti su quello che può essere un'azione antimilitarista, però azione antimilitarista che deve partire da delle basi concrete. Basi concrete, quali possono essere queste basi concrete? E in una società che, diciamo, sui giornali ci presentano come altamente frammentata, che ha degli interessi particolaristici, che, diciamo così, l'essere umano viene tappato, viene chiuso in casa senza possibilità di comunicazione, già per noi è importante che per lo sviluppo di questa lotta si aprono, si possono aprire dei spazi, dei momenti, delle strutture autogestite che, partendo dalla quotidianità, cioè dalle esigenze quotidiane di ciascuno di noi, che sono quelle di dialogare, di parlare, di quello di non avere, di avere possibilità di comunicazione in qualche maniera, partendo da questo, la nostra richiesta è che si sviluppino questi tipi di momenti, di spazi autogestiti, come risposta a questo tipo di società che accentra tutto un tipo di risorse, accentra tutto un tipo di discorso in una gerarchizzazione, una militarizzazione della società, diciamo così, con una figura geometrica molto, un termine molto appirante, cioè nel senso che un tipo di società attuale calza molto bene il tipo di società, il tipo di società militare, cioè esisterà un centro da dove partono tutte le direttive per arrivare poi piano piano alla base di questa piramide. Quindi per noi è essenziale, cioè riteniamo essenziale, trovare dei momenti di aggregazione nel territorio, in strutture autogestite, in modo da capovolgere o distruggere questo tipo di società che, come detto, è strutturata come una società militare e militarizzata. Bene, capitano Federico, direi che è data l'ora, chiederei ad Adriana di concludere e di rispondere eventualmente ad alcune questioni che sono state aperte. Una fondamentale, e mi sembra l'obiezione che è stata fatta, del perché di fronte a tutti i problemi che un movimento antimilitarista oggi ha, ci sia questo bisogno di una rievocazione storica. Io credo che i compagni di Fano abbiano colto l'importanza della ricostruzione storica della Settimana Rossa, del periodo poi della Prima Guerra Mondiale e subito dopo la Prima Guerra Mondiale, proprio perché in quanto comunisti anarchici possono rivendicare quel patrimonio di lotte che è nato dalla loro posizione antimilitarista, che come comunisti anarchici dalle origini fino a oggi si è sempre caratterizzato per almeno tre aspetti fondamentali che li ha distinti e li distingue da tutti quei movimenti che sono stati realizzati e oggi vogliono fare il movimento per la pace e non potranno farlo perché non hanno delle solide basi e una visione strategica complessiva per essere veramente antimilitaristi. Questi tre elementi sono, secondo me e secondo il Movimento Comunista Anarchico, sostanzialmente l'internazionalismo, un movimento che si basi sulla lotta di classe e un movimento che tenda ad essere movimento di massa. Questi sono tre discriminanti che provocano automaticamente
un bisogno di ricercare negli obiettivi una strategia coerente che deve differenziarci da tutte le altre pseudo aggregazioni antimilitariste, perché non si può fare antimilitarismo su queste basi senza collegare e senza farlo all'interno degli stessi luoghi di produzione, quindi nelle strutture che i lavoratori si danno, e contemporaneamente nei movimenti giovanili, ma anche dove i movimenti giovanili si ritrovano con tutte le loro contraddizioni, quindi all'interno delle caserme. Non si può fare antimilitarismo serio oggi se non si collega il no alla NATO a un'analisi del perché del bisogno della NATO in questa zona, e quindi al tipo di divisione internazionale del lavoro, e quindi il bisogno di controllo che le superpotenze hanno nelle varie zone del mondo e in particolare nel Mediterraneo. Non si può fare antimilitarismo, penso, se non si collega due fatti che sembrano così distanti ma che sono vicinissimi: il no alle spese militari e il no al taglio della scala mobile, perché rientrano nella stessa logica, insomma. Ecco, la ricostruzione storica dimostra che questo patrimonio che oggi si sostanzia con questi obiettivi è veramente dei comunisti anarchici. Non so quanti altri partiti possano dire lo stesso. Ringraziamo Adriana, ringraziamo i compagni che sono intervenuti. Ci rivedremo in un'altra occasione per approfondire questi temi, ma anche per altri motivi.